allora il principe salì sul suo cavallo azzurro e corse a casa a fare merenda. Ma hai imparato a leggere? No, guardavo le figure. Mi pareva una fiaba un po' strana. Perché non impari? Sì, mi insegni tu. Adesso non posso, devo andare al lavoro. Ah. Oh. Prova a studiare con i cubi, ciao. Questo no, questo no. Eccoli qua. Ciao. Ciao. Mi insegnate l'alfabeto? Certo, facilissimo. Io sono la A. Lui è la B. E lui è la C, hai capito? Vediamo. Tu sei la A. No, sono la Z, come zanzara. Ma prima era la A e lui era la B. E invece sono la O, come orso. C-S-U-F. Adesso basta, eh? Siamo qui per imparare. Va bene. E tu sei la Z. Ho imparato. Grazie, ragazzi. È stato un piacere. Ciao. Ah. Pimpa pimpa, vieni presto. Carletto stava imparando a volare e è caduto dal nido. Chi è Carletto? L'aeroplanino. Dov'è? Laggiù, dietro il boschetto. Ciao, Carletto. Da dove sei caduto? E da lassù. Ti riporto su, così riprovi. Lo sai che pesi? Sì, riprovo. Tua mamma non ti ha insegnato come si fa? Sì, ma me ne sono dimenticato. Cos'è questa? Si chiama elica. Sei capace di farla girare? Sì, guarda. Ho imparato. Mi insegni qualcos'altro? Devi imparare a scrivere adesso. Andiamo a casa mia. Fagli vedere la C, come Carletto. E adesso la Z, come zigzag. E adesso la B. Adesso ti scrivo, grazie, e poi vado a casa. Hai imparato l'alfabeto? Sì, e l'ho insegnato anche all'aereo Carletto. Davvero? Sì. Guarda lassù. Sembra un sorriso. È un sorriso, ma vuol dire grazie mille, Pimpa. È molto gentile, Carletto. Presto, presto! Grazie. Successo. Sono caduta dall'albero! Non piangere, ci penso io. Ti è caduta questa, Gigi? Mi sono cadute tutte, con questo freddo. Non puoi ospitarla tu fino a primavera? Certo, vieni. Ecco, qui puoi dormire al calduccio tutto l'inverno. Lascia un po' aperto il cassetto. Non ho ancora sonno. Che freddo. Qui ci vuole il maglione. Andrò a mostrarlo all'agnellino.
Sono venuta a trovarti. Entra. Che bel maglione che hai. Grazie. È fatto di lana. Però è colorato. La mia lana è bianca. Ne vorresti uno uguale? Sì. Ci penso io. La 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 la. La 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 la. Adesso dobbiamo filarla. Fa presto che... ho freddino. Adesso i colori. Ecco fatto. Provalo. È bellissimo. Grazie. E quella? È una sciarpetta. La porterò all'orsetto. Ciao. Ciao. Ehi. Oh, che bella. È per te. Correvo per venire a regalartela. Grazie. La lana è dell'agnellino, però. Cosa stavi facendo? Stavo saltando la corda. Vuoi fare una gara? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puff! Tocca a me. 21, 22, 23, 24, 20. Ehi! Ma guarda un po'. Si è addormentato in mezzo ad un salto, signora Orsa. Fa sempre così quando arriva l'inverno. Dorme fino a primavera. È il letargo. Prendi questa, a lui non serve. E fuori nevica. Grazie della sciarpa. Ciao, famiglia Figrotti. L'orsetto è fortunato. Dorme tutto l'inverno. Perché è fortunato? Perché non deve andare a scuola. Si vede che ci andrà d'estate, allora. Allora non è tanto fortunato. Ciao. Sogni d'oro, Pimpa. Buon letargo anche a te. Poltrona con te. No, è troppo stretta per tutti e due. Dove vai con quel cappello? Vado nella giungla. Là c'è tanto posto e non darò fastidio a nessuno. E come ci vuoi andare? Con l'idrovolante. Ma non fare tardi. Porti in Amazzonia. Subito. Scherza sempre. E chi è adesso? Io. Sono il camaleonte. Dove sei?
Non ti vedo. Certo, mi nascondo con i colori. Vicino al rosa divento rosa. Vicino al giallo divento giallo. Vicino a te divento come te. Che bravo! E perché lo fai? Beh, perché ho paura che mi mangino. Ma va là, fifone! Ehi, su, torna indietro. Stavo scherzando. Hai preso un bello spavento, eh? Mi chiamo Pedro. Sono un tucano. Che bel becco che hai! Te ne regalo uno. Ne ho moltissimi. Grazie tanti. Ciao, bella. Buon viaggio. Ehi là, mi sembri un tucano. Da cosa l'hai capito? Ma dal becco. A nanna adesso. Buonanotte. Questo no, no. Eccola, la canna da pesca di Armando. Adesso vado a pescare. Però il fiume è lontano. Forza ragazzi, andiamo al fiume. Cosa vai a fare al fiume? Un picnic. Bene, ma non fare tardi. Posso portare anche un bicchiere? Certo. Tutti al fiume! Tutti al fiume! Si parte! Forza! Devi portarmi al fiume. Oggi sono stanca. Figrona! Devi fare un po' di moto, sai? Anche tu, perché non ci vai a piedi? E va bene. Ricordati del verme. Senza di lui non si può pescare. Ciro! Ciro, vieni a pescare. Pronti! Senza di me non si può pescare, sai? Me l'ha detto la macchina. Ma perché? Perché io so tutti i trucchi. Al lavoro! Uè, fai calare l'amo! Stop! Adesso mettimi in acqua. Yahoo! Adesso facciamo merenda. Ti piaccio di più io o il panino? Lei è molto più bella. E io? Io chi? Io, l'acqua fresca. Ma chi sei? Non ti vedo. Ci vuole il bicchiere. Eccomi, eccomi. Questo fiume corre tantissimo. Vieni a riposarti con gli amici. Ehi, Peppino! Uè, Ciro! Sei bello grasso, tu! Anche tu! Attenti, che l'amo punge! Con chi sei venuto a pescare oggi? Con Pimpa! È molto simpatica, è sopra che aspetta! Le facciamo uno scherzetto! Perché non le facciamo quello della... Che pisolone! Ah, è tardi, devo correre. Il fiume sarà stufo di aspettarmi. Dove dovete andare? Al mare. Tutti i fiumi vanno al mare, sai? Ciao! Anch'io vado al mare d'estate.
Vediamo, cosa abbiamo pescato? Yuhu! Bella, eh? Sì. Grazie, vuoi che ti riporti a casa? Sì, se no Armando mi sgrida, sai. Up, 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 up. Grazie mille, sono sicura che quando lo racconterò all'Armando non mi crederà. Ciao! 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 Mi ha portato a casa la scarpa. Le scarpe non camminano da sole, Pimpa. Ma c'ero io. Mi dai un po' di latte? E il bicchiere? È andato al mare con il fiume. Ah. Tanto che andiamo anche noi al mare in vacanza. No? Vai al Luna Park. Potresti vincere un premio. Yahoo! Uno, due e tre! Brava, ecco il premio! Carino! Come si chiama? Pippo, credo. Ciao, Pippo. Ciao! Dove mi porti? Dove ti piacerebbe andare? Mi piacerebbe vedere il mare. Non l'hai mai visto? No, sono nato nell'acquario io. Allora andiamo! Ecco il mare, mamma mia! Vuoi fare un tuffo? Io ho un po' paura. Va bene, ci penso io. Ehi ragazze! Dovete calmarvi un po'. Pippo non sa nuotare molto bene. Come mai? Perché è piccolo ed è nato in un acquario. Ho capito. Ecco, forza Pippo! Oh. Mamma mia! Ti sei fatto male? No, chi sei tu? Il pinguino, vengo dal Polo Sud. E come sei arrivato qua? Sul ghiaccio, ma il sole ha sciolto la mia casetta. Niente paura! Agli ordini! Il sole ha sciolto la casetta di ghiaccio del mio amico pinguino. Mi servono mattoncini? Sì. Adesso posso tornare a casa. Se vuoi ti spingo io. Grazie mille. Si parte! Ciao ragazzi! Ah, com'è andata a Luna Park? Bene, ho vinto un pesciolino rosso. Brava! E dov'è? È andato al polo. Da solo? No, con il pinguino. Così se si stanca può riposarsi nella sua casetta. Sai come si chiamava il pesciolino? No. Pippo. Ah, è davvero un bel nome. Ehi, Pippa,
Sveglia, pigrona, alzati. Ormai l'inverno è finito. Sveglia, pigroni, è primavera, eh? Avete bisogno di fare un po' di ginnastica. Allora attenzione ragazzi, fate come me, siete pronti? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. E adesso dobbiamo farci una bella doccia. Ragazzi, dovete farmi vedere i fiori. E adesso tante belle foglie. Bene, e adesso i frutti. E che tipo di frutti dobbiamo fare? Io non lo so. È meglio che vada a chiederlo all'Armando. Che frutti devono fare gli alberi? Ah, le mele. Dei frutti come questi, ragazzi. Bravi, adesso basta, riposo. Così mi riposo anch'io. Ciao, Bella. Io mi chiamo Paloma, e tu? Io sono la Pimpa. Facciamo una corsa insieme. Con piacere! Prendimi se sei capace! Ritornare a casa. Non preoccuparti, ci penso io. Aspetta un momento. Ma come sei bella. Facciamo un bel voletto. Salta sulla mela, avanti. Non ho fatto troppo tardi, Armando. È vero, brava. E tu lo sai il perché? No, dimmelo. Perché sono tornata a casa volando sopra una mela. Le mele non volano. Se non volassero avrei fatto tardi. Avevo dimenticato il cappello. Che stai facendo? Un gioco. A me pare una gran confusione. Non ti vergogni. Metti tutto in ordine prima del mio ritorno.
Me ne vado in un posto solitario. E dove dormirai? Nella tenda vera. Posso venire con te? Sì, ma se chiama il grande capo, tu non rispondere, va bene? Va bene. Questo mi pare un bel posto per accamparsi. D'accordo. Allora... Pronto? No, in questo momento è molto occupata. Uffa, non ci riuscirò mai. Che rabbia. Ciao, lo sai perché non ci riesci? No. Perché sei arrabbiata. Vuoi che ti insegni come farti passare la rabbia? Sì. Quando sono arrabbiato, faccio così. Ecco, prova anche tu. Grazie del consiglio. Adesso monterò la tenda. Ciao! Ciao! Fa un po' freddo. E io ho anche un po' di paura. Paura? Di... Wow! Attenda un attimo. Armando. Pronto? Pronto? Sono il gran capo. Ti serve aiuto? Sono nella prateria e fa un po' buio, capo. Va bene. Vengo a prenderti. Sai cosa ci vuole adesso? Non lo so. La minestra di verdura. Un momento. Mi fa bene, vero? Certo, sei raffreddata. Anche tu. Salute. No, non lo vedi che sto leggendo? Allora ridammi la palla. No! Sono un buon portiere. Vuoi giocare con me? Para questa allora. Tirare più forte se puoi. Mi dispiace, si è rotto. Non fa niente, lo userò come cuscino. Così posso prendere il sole. Thank you.
avevi visto che ero qui? No, io cammino sempre all'indietro, eh? Non mi pare molto comodo. Giusto, non vedo mai dove vado e perdo sempre la strada io, eh? Allora ti porto a casa io. Dimmi, dove abiti? Laggiù, in un castello di sabbia, sai? Eccoci arrivati. Vieni a far merenda? Con molto piacere. Questa è la pimpa, papà. Ho molta fame. Eccoti un bel piattone di alghe. Spero che ti piacciano. Sono davvero buonissime. Ti sei messa a fare il gambero adesso? Sì, perché i gamberi camminano all'indietro? Perché sono fatti così. Che bella spiegazione. Vuoi che giochiamo a pallone? L'ha bucato il mio amico con le unghie. Le ha molto lunghe. Certo, è un granchio. Però lui è un bravissimo portiere. Ciao, Sole. Sai mica che ora è? È ancora molto presto. Tutti dormendo. E io con chi gioco? Ma io sono sveglio. Se vuoi gioco io con te. A cosa giochiamo? A un gioco breve, perché tra poco Armando si sveglia e mi porto in ufficio con lui. E tu cosa ci fai in ufficio? Proprio niente. Sto appeso ad un gancio e non parlo con nessuno. Vuoi restare a casa con me? Oh, certo. Allora corri subito a prendere il pettine e la colla. Dammi il pettine. Adesso la colla. Possiamo andare a giocare. Riusciremo ad arrivare alla fine della partita? Anche due, vedrai. Pimpa, devo uscire. Mi serve il cappello. Non credo che ti servirà oggi. Credo che uscirò senza cappello, sai? Non si può uscire con le scarpe sporche. Ciao. Usciamo anche noi. D'accordo, ragazzo. E noi? L'Armando non ci porta mai a spasso. Dice che siamo vecchie. E va bene. Prima però dovete lucidarvi. È meglio tornare a casa adesso.
Cosa hai fatto oggi? Sono andata a spasso con le scarpe. Erano sporche, non è vero? No, erano lucidissime. E quelle impronte allora cosa sono? Ma tu hai detto che si deve uscire con le scarpe pulite. Quelle impronte entrano. Oh, che bella pettinatura che hai! Sono stato dal parrucchiere. Hai i capelli lucidi come una scarpa. Sia ora di alzarsi. Eh già. Ah, finalmente. Mamma mia. Si può sapere perché vi lamentate tutti quanti stamattina? Ti spiegherà tutto la bilancia. Dovresti spiegarmi perché tutti si lamentano di me. Sali e lo scopriremo. Va bene. Ho capito, scendi pure. E allora? Pesi un po' troppo, ragazza mia. Qui bisogna dimagrire. E come si fa? Con la ginnastica. Prendi questa. Pronta? Uno, due, un, due, un, due, hop, hop, hop. Credi che basti? Vediamo. Sei leggera come una piuma. Wow! Chiamerò gli amici, così vedono come sono dimagrita. Guardate qua. Sei proprio snellissima. Ma ho una fame. Facciamo la catena di montaggio. Per fabbricare cosa? La pizza. Yahoo! Io impasto. Io la faccio tonda. Pomodoro. Mozzarella. Olio. E via in forno. Chiamaci fra 5 minuti. Presto, ragazzi! È pronta! Ma è vuoto! Chi l'avrà mangiata? Lui? Sì! Guarda com'è diventato grasso! Era così buona! Siete dei bravissimi cuochi! Sei troppo grasso, caro mio! Devi fare ginnastica! Così basta! Riposa! La prossima volta non devi mangiarti tutta la pizza, capito? Però me ne darai una fetta! Sì! Divideremo in parti uguali! Allora d'accordo! Ehi, come sei leggera oggi! Sì, perché non ho mangiato la pizza. Come mai? Se l'è mangiata il forno, tutta. Che ingordo, però. Ma di solito mangiamo tutto noi e lui niente. Mi dai un po' di latte? Solo un po'? No, tantissimo! Thank you.
Ti sei lavata i denti, Pimpa. Molto brava. E non me lo daresti un premio? E che cosa vuoi fartene? Lo metto nel salvadanaio. Allora ti do la monetina. Grazie. Non c'è più posto. Ormai ho la pancia piena. E allora cosa facciamo con questa? Perché non ce ne andiamo a Luna Park? Vorrei due biglietti per le montagne russe, per favore. Paura, non ti pare? Sì, però non tanta. E adesso che cosa facciamo? Niente. I soldi sono finiti. Ma se ne ho la pancia piena. Andiamo nella sala degli specchi. Guarda come siamo magretti. Guarda che ciccioni. Gelati, per favore. E a noi niente. Altri due gelati per le mie amiche. Uno magrino e uno grassone. Che pancione! Deve essere colpa di quello specchio deformante. Secondo me è stata una scorpacciata di gelato. È vero. Devo averne mangiato almeno un chilo. E chi ti ha dato tutti quei soldi? Lui. Non vedi come è diventato magrino? Ormai ha il pancino vuoto. Andare in soffitta bisogna salire tanti gradini, ma in soffitta si trovano tante cose. Puff, 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 puff. Wow! Niente paura, scricchiolo, perché sono un po' vecchio, ma sono buono. Cerca pure, ragazza. C'è qualcosa che punge. Vediamo. Le scarpe strane. Vado a chiedere a Armando a che cosa servono. Perché hanno i chiodi? Per correre più forte. Voglio provarli. Pronti? Uno, due e... Bam!
Andrò a fare una gara con il treno. È già passato il treno? No, è strano. Di solito è molto puntuale. Vado a vedere cosa gli è successo. Come mai sei in ritardo oggi? Sto morendo di sete. Conosco un laghetto pieno d'acqua fresca. Di là. Ma io non posso uscire dai binari. Perché sei un tigrone. O hai paura di perdere? Io? Ma se sono velocissimo? E allora prendimi! Sei più veloce del solito oggi? Certo, ho le scarpe apposta. Che siete? Ecco il laghetto. Che acqua buona! Ma adesso mi è venuta fame! Apri la bocca! Che cosa succede? È tardi! Oh, mamma mia! Arriverò in ritardo! Ti insegno la scorciatoia. Passa attraverso il boschetto e arriverai puntuale. Corri però! Vado! E grazie di tutto! Sei già a letto? Sì, è tardissimo, sai. Ho dovuto guidare piano piano perché la strada era tutta fiorita. Io invece ho corso forte forte con il trenino. E chi ha vinto? Lui è arrivato per primo al laghetto. I treni non possono uscire dai binari, Pimpa. Allora neanche i fiori possono crescere sull'asfalto. Già. Forse hai ragione. Buonanotte. Oggi vado in campagna. Voglio vedere se il grano è maturo. Si salta, eh? A chi lo dici? Non ce la faccio. Non sono fatta per andare in campagna. E adesso? Chiamerò Franco. È mio cugino. Lui è fortissimo. Ciao, cugina. Qualcosa non va? Mi sono impantanata. Ci penso io. Grazie, sei proprio forte. Ecco il grano. Op. Salve. Ciao, come va il lavoro? Quasi finito, guarda. Ma è verde. Adesso il sole lo fa maturare. Bravo! E tu cosa fai? Faccio compagnia al sole. Compagnia? E come? Gli racconto una storia a puntate, così ogni giorno torna per sentire il seguito e... Intanto fa maturare il grano. Bravo! Ti faccio un regalo. Ecco, così non ti faranno male gli occhi. Grazie, li userò domani. Ormai il sole sta tramontando. Guarda! Chissà perché diventa rosso. Non me l'ha mai detto. Lo scoprirò. Come sei bella! Sei magnifica! Come sei bella! Sei magnifica! Bravo! Ci hai scaldati tutti! Tutte le stelle scaldano. Sei una stella, tu? Sì! E perché non hai le punte?
perché sono piccolo. Mia mamma è grande e le ha lunghe così. Oh, me la fai conoscere? Vieni con me. Ciao, Cocco. Ciao, mamma. Hai fatto tardi stasera. Mi sono fermato a chiacchierare con questa amica. Mi chiamo Pimpa. Sai che tuo figlio è un grande lavoratore. Fa maturare tutto. Sono contenta, piccolo. Ma non è mica tanto piccolo. Lo so, ma per me è sempre un cucciolo. Guarda questa foto. Com'era carino. Adesso dormite. All'alba lui ti porterà a casa. Buonanotte. Buonanotte. Sogni d'oro. Ti pare l'ora di tornare a casa? Ho dormito a casa del sole. Ah, il sole ha una casa. Certo. È una mamma con delle punte enormi così. Ah. Non mi credi, vero? E lui da piccolo usava il ciuccio. Ho visto le foto. Ti credo. Ti credo. Oggi vado in soffitta, ragazzi. Guarda, guarda. I colori di Armando. Farò la pittrice. Adesso un po' di musica. Come faccio a dipingere? Dunque, adesso dipingo un prato, un cespuglio e poi un elefantino. Ciao, come ti chiami? Diego, e tu? Pimpa. Adesso ti coloro, va bene, Diego? Ti piace? Questo si chiama giallo. È bello. Ti piace? Aspetta. Perfetto, mi sta benissimo. Andiamo fuori a giocare. Ma c'è il fango. Appunto. Bello il fango, eh? Bellissimo! Andiamo a trovare la mia amica Alba! Ci sto, baby! Chi è Alba? Un'occhetta! Eccola! Ui! Per un pelo non mi hai sporcata! Ti presento Diego! Ciao! Vuoi giocare con noi? Non posso! Non vedi come sono bianca? Mi sporcherei! Ma dai! Guarda che belle cose si possono fare col fango! È fredda!
Allora regola l'acqua. Così è perfetta. Alba! Ciao, ciao! 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 Carino quel disegno! Non è un disegno! È un elefantino vero e si chiama Diego! Come lo sai che è vero? Guarda! Ha mangiato tutte le noccioline! Non mi credi, vero? Ti credo, ti credo! A fare una sciatina con noi. Mi pare un'ottima idea. Telefonerò a Colombino. Colombino, andiamo a sciare. Sì, ricordati di portare gli sci. Ma certo. Che sciocco, non si può mica sciare senza sci. Sono accorta. Dai, facciamo una discesa. Pronti? 1, 2, 3, via. Siamo persi. Mi sa che hai ragione. E adesso come facciamo a tornare indietro? Hai sentito? Laggiù c'è qualcuno. Colombino. Io sono la foca Lulu. Ci siamo persi. Dove siamo? Al polo nord. E tu te ne stai sempre qui da sola? No, qui c'è anche il mio amico pinguino. Perché non andiamo a trovarlo? Certo, abita qui vicino. Benvenuti, ragazzi. Volete entrare a fare merenda? Sono gelati. Li sto fabbricando per la prossima estate. A noi piacciono anche d'inverno. Servitevi pure se volete. Che buono! A voi non piacciono i gelati? Noi preferiamo la cioccolata calda, non è vero, Lulu? Sì, e con i biscotti, giusto? Tante, tante grazie! Ora dobbiamo proprio andare. L'Armando ci aspetta. Salutalo da parte nostra e portagli questo. Stavo aspettando. Lo so, lo so. Tu lo vorresti un gelato. Ma i gelati si mangiano d'estate. E anche d'inverno. Te lo manda il mio amico Pino. Che dolce pensierino. Sai che sei proprio elegante. Dici davvero? Sì, somigli proprio a un pinguino.